Ben ritrovati al nostro corso sulle banche dati. Siamo giunti alla parte numero 9, nella quale vogliamo parlare di esportare e importare dati. Cosa si intende? Beh, dunque, finora abbiamo visto come strutturare la nostra banca dati, come si creano le tabelle, come si creano le query o le ricerche, come si creano le viste e tutto quanto, e quindi abbiamo di fatto creato la nostra banca dati. Abbiamo le tabelle nelle quali archiviare i nostri dati, per la parte di realtà che abbiamo voluto descrivere nella nostra banca dati, e possiamo iniziare ad accumulare i dati, ovvero ad introdurre, ad inserire i dati nelle diverse tabelle per completare il tutto e per crearci il nostro archivio dati che ci serve per la nostra attività o per il nostro piacere. Può capitare, come scrivo qui, può succedere però di avere già dei dati pronti da un'altra parte. Nel caso specifico, perché è il supporto più comodo, più pratico, parliamo di foglio calc, che è poi il corrispondente di Excel. Quindi abbiamo già dei dati, magari già da tempo stiamo accumulando dei dati e delle informazioni in un nostro foglio calc, e poi solo successivamente ci siamo decisi ad affrontare l'attività di crearci una banca dati effettiva e non più avere i dati solamente su un foglio calc. E a questo punto, ovviamente ci sembra peccato non approfittare dei dati già raccolti in precedenza, prima dell'esistenza della nostra banca dati, e vorremmo tanto poterli introdurre nella nostra banca dati per poi usare solamente la banca dati e non più il foglio calc, per esempio. Ecco. E come recuperare queste informazioni? Magari sono anche tante, non è che nel foglio calc magari abbiamo solo 10 righe con qualche dato, magari ne abbiamo 1000 di righe, e reintrodurre 1000 righe di dati, magari suddivisi su più tabelle, manualmente, diciamo pure un lavoraccio. Quindi c'è la possibilità, magari in un qualche modo, con qualche artificio tecnico, di recuperare più rapidamente questi dati che attualmente esistono al di fuori della nostra banca dati e importarli nella nostra banca dati. Ebbene sì, esiste la possibilità di importare dei dati esistenti su supporto esterno nella nostra banca dati. Così come esiste anche la possibilità di esportare dalla banca dati. Quindi noi nel tempo lavoriamo, utilizziamo la nostra banca dati, popoliamo le nostre belle tabelline, e a un certo punto, per un qualsiasi motivo, per una qualsiasi ragione, una o più di queste tabelle, una query, una vista, quello che è, vogliamo poterli esportare e importare in un foglio calc, per esempio, di nuovo, giusto per fare la strada contraria, o non so, in un documento Write o qualsiasi cosa, per poterci fare qualcos'altro. Quindi le due strade sono fattibili, sono tecnicamente disponibili: esportare ed importare i dati. Ecco, nel nostro ambito, nel nostro esempio della nostra banca dati qua didattica, un esempio classico potrebbe essere quello di avere un foglio calc con le persone che ci richiedono gli interventi dei PC, ovvero noi abbiamo la nostra bella attività di supporto per problemi PC con i nostri clienti, e questa attività l'abbiamo già iniziata tempo fa. Ora abbiamo creato la nostra banca dati, ma in realtà prima di avere la banca dati registravamo i nostri clienti, nomi, cognomi e queste cose qua, tutti i vari dati, in un foglio calc, e vorremmo tanto poter importare nella nostra banca dati, per esempio nella tabella proprietari, tutti questi proprietari di PC già preesistenti prima della banca dati. Ecco un esempio, uno degli esempi che potrebbe applicarsi alla realtà della nostra banca dati. Ecco come si fa? Lo vediamo con un foglio calc che io ho già preparato. A dire il vero, non ha a che fare direttamente col tema della banca dati, ovvero con gli interventi dei PC, ma didatticamente ho trovato
prima di tutto questo foglio CAL praticamente già pronto, già preparato, e si tratta del report, ovvero del rapporto delle visite, delle visualizzazioni del mio canale YouTube che si può scaricare appunto da YouTube. Quindi se andate, se anche voi siete possessori, proprietari di un canale YouTube, sapete che nella sezione delle statistiche avete la possibilità di scaricare rapporti di vario tipo, tipo la provenienza dei visitatori, quanto guardano dei vostri video, il numero delle visualizzazioni, eccetera, eccetera. Uno di questi report li ho scaricati. Ecco, la praticità di questo esempio rispetto a crearne uno apposta per l'ambito dei PC, degli interventi sui PC, è che mi ritrovo già un certo numero di righe preconfezionate senza dovermi inventare io nomi, cognomi e dati. Quindi anche se non ha nulla a che fare direttamente con il tema della banca dati, l'esempio didatticamente ha lo stesso valore, quindi useremo questo foglio di partenza. Ve lo faccio vedere il contenuto, giusto per capire cosa intendo. Ecco, questo è il report.youtube.ods, quindi un foglio calc. Naturalmente l'avete disponibile nel vostro archivio compresso fra tutti i file del corso, eccolo qua, lo avrete, potrete fare l'esercizio anche voi se lo ritenete utile e opportuno. Ecco, allora questo foglio calc, dicevo, è semplicemente scaricato dal sito di YouTube del mio canale. La prima colonna del foglio, country, ovvero paese, indica il paese di provenienza di chi visualizza un mio video, e la seconda colonna è il numero di visualizzazioni per paese, e la terza colonna, vabbè, la stima dei minuti guardati per i video da ogni paese. Ecco, vedete che è stato facile, semplicemente un paio di clic, mi sono scaricato ben 122 righe, una certa data, non mi ricordo neanche più in che periodo ho scaricato questo foglio. Ecco, comunque, lo scopo è avere questa fonte dati esterna alla nostra banca dati e mostrarvi come importare questi dati in una tabella nella nostra banca dati. Allora, le modalità di importazione le ho, o meglio, la modalità di importazione l'ho suddivisa in due categorie, quindi importare in una nuova tabella, ovvero prendere questi dati e creare una nuova tabella nella nostra banca dati che riporti questi dati, oppure importare in una tabella già esistente, quindi accumulare questi dati in una tabella che esiste già nella nostra banca dati. Rispettivamente vedremo anche come si esportano i dati da una tabella presente in banca dati, ovvero qua di una qualsiasi di queste, vedremo come la si esporta e la si può importare in calc, per esempio, creando un nuovo foglio come questo con i dati presenti nella nostra banca dati. Ecco. Ho cercato di proprio creare tre procedure passo passo che indicano proprio esattamente uno dopo l'altro cosa si deve fare, un passo dopo l'altro. Quindi seguiamo la scaletta presente qui. Partiamo da importazione di dati in una nuova tabella. Quindi noi abbiamo i nostri dati esterni e iniziamo la procedura per importarli nella nostra banca dati, ovvero qua. In questo caso, come dico qui, creeremo contemporaneamente all'importazione una nuova tabella con questi dati. Allora, la struttura dei dati in calc deve contenere almeno tutte le colonne che poi vogliamo avere nella nostra tabella di arrivo nella nostra banca dati. Se ce ne sono di più non è un problema, nel senso che poi potremo scartare, scegliere, ovvero scegliere le colonne del foglio calc che noi vogliamo poi avere nella nostra tabella di arrivo che creiamo. Se qualcuna di queste colonne non ci interessa, basta scartarla. Quindi non dobbiamo fare pulizia preventiva sul foglio calc di origine dei dati, perché non è necessario, possiamo provvedere durante la procedura a scartare ciò che non vogliamo avere. Quindi questo l'abbiamo detto. Allora, partiamo con la procedura vera e propria. Copiare il contenuto del foglio calc da importare in base. Copiare vuol proprio dire copia. Ecco, copia, in questo caso per motivi di esempio, diciamo che
non copio tutto il foglio, ma mi copio solo le prime 50-49 righe, ecco, no, 49 righe. Quindi seleziono e faccio Ctrl C, oppure copia, proprio il vero copia normalissimo, il copia che si usa sempre. Quindi ho copiato le mie righe e adesso mi posiziono nella mia banca dati, sulla mia banca dati, e facciamo voilà. E nel file base posizionarsi nella sezione tabelle. Eccomi qua, sono già posizionato nella sezione tabelle. E con il tasto destro del mouse scegliere incolla speciale. Allora mi metto qui in uno spazio bianco, insomma non direttamente su una tabella, poi uguale, uno spazio bianco qui, e scelgo incolla speciale, tasto destro, incolla speciale. Ecco qua che parte, si apre una finestra che è il primo passo per l'importazione. Allora scegliere il formato RTF e dare ok, quindi di questi due opzioni, di queste due opzioni scegliamo questa RTF, facciamo ok ed ecco qua. Questa è la vera procedura o wizard o assistente di importazione. Allora appare il dialogo del wizard, eccolo qua, in effetti è apparso. Dunque, uno, dare il nome della nuova tabella. Ecco, va bene, dai, facciamo che si chiami YouTube visualizzazioni, quindi è un nome che non esiste fra le tabelle, quindi sarà una nuova tabella per forza di cose. Poi impostare definizione e dati. Ecco, definizione e dati per difetto è già selezionato, quindi siamo a posto. Questo cosa significa? Che importerà sia la struttura in colonne, quindi 1, 2, 3, queste tre colonne ABC 1, 2, 3, sia i dati che ho copiato. Questo perché se scegliessi, per modo di dire, solo definizione, mi creerebbe la struttura della tabella, ovvero con quelle tre colonne che abbiamo visto nel foglio calc, ma non mi importerebbe i dati, questo a me non serve, non lo voglio. Quindi definizione dati va benissimo, voglio che mi importi tutto, sia che mi crei la tabella, la struttura, sia i dati. Fatto. Poi impostare, usa la prima riga come nome di colonna. Ecco, usa la prima riga, anche questo per difetto è già impostato, usa la prima riga come nome di colonna. Questo perché? Perché se torniamo sul nostro foglio calc, vediamo che è vero, è composto da 1, A, B e C colonne, ma la prima riga specifica di quale dato si tratta, che dato è contenuto nella rispettiva colonna. Quindi country, il paese, in effetti il paese, le visualizzazioni e i minuti stimati di visualizzazione. Vedete, quindi la prima colonna in realtà sarà poi il nome della colonna della tabella che verrà creata nella banca dati. Quindi questa opzione permette di sfruttare già il nome, quindi se vogliamo cambiare da inglese in italiano per dire da country in paese, possiamo benissimo scrivere paese, copiare la struttura, ricominciare e avremo le colonne in italiano. Io l'ho lasciate così perché tanto non ha tanta importanza in questo esempio. Poi attivare l'opzione di creare la chiave primaria e dargli un nome. Ecco, questo è importante perché ci permette già automaticamente di creare la famosa chiave primaria di cui ormai siamo a conoscenza e quindi qui chiamiamo pure banalmente chiave, ID chiave, così genericamente, attiviamo questa opzione e abbiamo fatto tutto per poter andare avanti, premere avanti, premere avanti. Ecco, quindi vedete che ho proprio messo passo passo, quindi in questa scaletta che naturalmente avete a disposizione anche voi che seguite il corso, avrete proprio passo passo, seguite pedestremente e arriverete a fare quello che sto spiegando adesso. Scegliere, prossimo passo, scegliere le colonne che devono essere importate, scartare eventuali colonne in eccesso. Ecco, questo è quello che vi dicevo all'inizio. Non è importante che questo foglio calc, per esempio, abbia, che so, 20 colonne, a noi ce ne interessano 3, non fa niente, non dobbiamo pulire, cancellare, modificare la sorgente dati, ovvero il foglio calc di partenza. Non dobbiamo farlo preventivamente perché possiamo scegliere ora direttamente in base cosa vogliamo di tutte le colonne esistenti nel foglio calc, cosa vogliamo effettivamente importare.
Ecco, vedete che grazie all'opzione che abbiamo attivato qua, usare la prima riga come nome di colonna, il wizard, l'assistente di importazione, già mi presenta le colonne disponibili prendendo i nomi dalla prima riga del foglio calc. Ecco qua, country views estimated minus watched, country views estimated minus watched. Giusto per esercizio, diciamo che la terza colonna non mi interessa, mi interessa solo il paese e il numero di visualizzazioni per paese. Quindi li seleziono e con la freccia qua, la freccia singola, porto quelli che ho selezionato. Usassi la freccia doppia me le porterebbe tutte da sinistra verso destra. Quindi io da sinistra mi sposto le due che mi interessano verso destra. Perfetto. Va benissimo, ecco l'ordine delle colonne, magari riporto di nuovo tutto verso sinistra, ecco l'ordine delle colonne, se io faccio prima le visualizzazioni e poi il paese me li scambia, ecco quindi qui se si vuole modificare l'ordine preventivamente prima di creare la tabella lo si può fare, nel mio caso le lascio com'è l'ordine originale, quindi colonna A country, colonna B view e lascio così. Premere avanti. Eccoci qua, formattazione del tipo, ovvero adesso dobbiamo verificare le caratteristiche delle colonne effettive che verranno create nella banca dati e nella tabella nuova che stiamo creando. Quindi verificare ed adeguare i formati delle colonne che verranno create e poi premere il pulsante crea per finire il tutto. Ecco. Allora, cosa vuol dire il formato? Vediamo che qui si possono sulla sinistra selezionare le singole colonne che comporranno la struttura delle righe della nuova tabella. Quindi abbiamo attivato l'opzione chiave, vedete che c'è già la chiavettina qua, dorata, la chiavettina, ok? Quindi ID chiave, quella che abbiamo chiesto noi di creare, che non esiste nel foglio calc di partenza, ma esisterà nella tabella di arrivo e che fungerà da chiave. Nome del campo lo possiamo ancora modificare qui se vogliamo, tipicamente lo teniamo numerico come tipo di colonna, come tipo di dato nella colonna, quindi lo teniamo intero, va benissimo, che dà una buona libertà di lunghezza 10, quindi immaginate un numero con 10 cifre, siamo a posto. E va bene, quindi la chiave non la tocchiamo, poi ecco country che è la prima colonna del nostro foglio calc di partenza, vediamo che è una colonna di tipo testuale, contiene un testo con certe lunghezze, determinate lunghezze. Torniamo sulla nostra banca dati, quindi per difetto Base ci propone un testo variabile, perfetto, varchar quindi ogni attributo, ogni valore di colonna occuperà lo spazio che effettivamente deve occupare, quindi se il nome di un paese lungo 20 ne occuperà 20 caratteri, se il nome di un altro paese lungo 15 occuperà solo 15 caratteri, però appunto base ci propone come lunghezza massima per difetto 255 caratteri. Va bene lasciarlo così perché, come ho detto, avendo scelto il tipo di dato varchar, quindi carattere variabile, in realtà poi in banca dati ogni nome di paese occuperà solo lo spazio effettivo e non tutti occuperanno 255 caratteri. Ma questo lo sappiamo già perché l'abbiamo già visto durante le spiegazioni per creare le tabelle. Allora, digitazione necessaria. Ecco, questa è l'altra caratteristica dei campi, delle colonne, delle tabelle, che sappiamo anche questo, se è obbligatorio che ci sia il dato oppure no, quindi se può esserci anche un valore null oppure no. Quindi se è obbligatorio, digitazione necessaria, in null, quindi colonne senza indicazione del paese non sono ammesse, se no sono ammesse. Ecco, io direi che in una tabella che mi deve dire per questo paese quante visualizzazioni ci sono, è obbligatorio avere il paese, quindi dico sì, il paese ci vuole. Ultima modifica, ultima verifica, il numero di visualizzazioni che è appunto un campo numerico, lo vediamo qua, numerico intero,
numero di visualizzazioni, oh, scusate, non questo, ma questo, comunque non cambia il discorso, numero di visualizzazioni, un dato intero. Dato intero, e qui diciamo che il wizard, l'assistente di Base, non si è accorto, diciamo, che non è stato possibile per lui distinguerlo come esclusivamente valore numerico, ci dà un varchar, un testo anche in questo caso, ma noi sappiamo che è un valore numerico intero, quindi lo cambiamo da varchar come proposto in intero. Digitazione necessaria. Ecco, questo diciamo che possono esserci, in che magari, ecco, non vengono estratti dalle statistiche YouTube paesi con zero visualizzazioni, quindi un numero c'è sempre, quindi anche qui è sempre previsto, eh? Non lasciamo valori null, quindi diciamo sì, deve esserci sempre un valore. E giusto per esercizio, già che ci siamo, cambiamo il nome del campo in paese, almeno uno, giusto per mostrarvi che si può cambiare, vedete che cambia immediatamente il nome del campo. A questo punto abbiamo verificato e strutturato la nostra nuova tabella che verrà creata fra un attimo con la sua chiave, il suo prima colonna paese, colonna visualizzazioni, seconda colonna. Abbiamo corretto quanto necessario correggere, possiamo premere, come si dice qui nella procedura, il pulsante crea. Facciamo crea ed ecco che dopo un attimo, pochi istanti, è apparsa la nostra tabella YouTube Visu, la nostra nuovissima tabella. C'è ancora un'ultima cosa da fare: aprire la nuova tabella in strutture e rendere la chiave primaria in automatica. Ecco, questo faciliterà l'eventuale successiva importazione di nuovi dati. Ecco, questo perché cominciamo ad aprirla in struttura, quindi modifichiamo la nostra tabella, eccola qua. Quando l'assistente di importazione crea la nostra tabella, in realtà la chiave è già etichettata come chiave, ma non come valore automatico. Non ci permette di scegliere subito se crearla come valore automatico o no. No scusate, noi mettiamo sì perché dovessimo in futuro aggiungere dati, non quindi non creare la tabella nuova, ma tenere questa tabella e accumulare ulteriori dati, avendo il valore non automatico della chiave, non funziona l'accumulo di dati perché la chiave non viene creata da sola e quindi l'importazione automatica non funzionerebbe. Avendo la chiave automatica, voi sapete perché l'abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, questo valore di chiave viene creato automaticamente, progressivamente da Base stesso e quindi l'accumulo successivo di dati funzionerebbe perché la chiave viene creata da sola. Questo perché? Perché noi naturalmente nel foglio calc di partenza non abbiamo la colonna ID chiave, non abbiamo un valore numerico disponibile o non necessariamente. È vero che manualmente potremmo creare qui davanti una colonna che simula la nuova chiave, quindi dovremmo andare nella tabella, vedere l'ultimo valore di chiave, di ID chiave presente allo stato attuale e creare da quel valore più 1 in avanti artificialmente qui la chiave noi manualmente, ma capite che vedrete che è un'operazione decisamente scomoda. Quindi noi cosa facciamo per evitarci questa scomodità? Diciamo no, guarda, la chiave gestiscila tu in automatico, che a noi non importa, anzi ci aiuta, e quindi facciamo un bel salva. Ecco, avendo fatto questa operazione, adesso la chiave è diventata automatica. Apriamo la nostra tabella e cosa vediamo? Vediamo che le righe che avevo inizialmente copiato all'inizio del video, le prime 50, ecco, le prime 50 righe fino a Slovacchia, devono risultarmi create esattamente in quella sequenza come nel foglio calc, però con la sua bella chiave. Vedete, creata automaticamente.
Slovacchia è l'ultima perché era l'ultima riga che io mi sono copiato, quindi da Croazia in avanti non ci sono ancora nella nostra banca dati. Ecco, vedete che adesso abbiamo importato con pochi clic, chiaramente ci abbiamo messo un po' più di tempo perché abbiamo seguito, spiegato passo passo, ma se seguite, se sapete già cosa fare, questa procedura è veramente molto rapida, avete visto, in pochi istanti vi ritrovate i dati in banca dati, eccoli qua. E abbiamo una nuova tabella. Seconda parte dell'esercizio, importare una tabella esistente. Ecco, diciamo che la nostra YouTube Visu è una tabella che è lì e aspetta di essere popolata di dati. Noi la usiamo nel tempo, continuiamo ad usarla, quindi possiamo anche accumulare nuovi dati manualmente inserendoli qua. Però poi a un certo punto otteniamo nuovi dati, che ne so, ho scaricato un nuovo report, una nuova statistica da YouTube e voglio accumulare ulteriori dati in questa tabella, che esiste già questa volta. Ecco, la procedura per importare dati in una tabella esistente differisce non molto da quella per una tabella nuova, però in qualcosa ovviamente deve differire. E allora partiamo. La struttura dei dati in calc deve contenere tutte le colonne che vogliamo caricare nella tabella di arrivo. Ecco, se ce ne sono di più, sappiamo già che non è un problema perché possiamo scartarle. Se ce ne sono di meno, quindi un foglio calc diverso dal primo che abbiamo usato, assicurarsi che le colonne mancanti nella tabella mettono il valore null. Ecco, ovviamente. Ovviamente perché? Perché la nostra tabella adesso prevede, a parte la chiave, due colonne. Ipotizziamo per assurdo che il foglio calc dal quale vogliamo importare abbia solo la prima colonna dei paesi, ma non le altre, e come abbiamo voluto noi specificare che entrambi i valori devono esistere, quindi non ammettono il valore null, non funzionerebbe l'importazione perché una colonna non avrebbe il valore da inserirci e non ammettendo il valore vuoto non funzionerebbe l'importazione. Quindi se il nostro foglio calc, la sorgente dati di partenza, non ha almeno tutte le colonne obbligatorie, non funziona l'importazione, quindi dobbiamo assicurarci di questo. Per quanto ci riguarda nel nostro esempio, non abbiamo problemi perché, abbiamo la stessa struttura, quindi andiamo tranquilli. Soltanto che adesso per l'esercizio, allora copiamo il contenuto. O selezioniamo le righe che vogliamo aggiungere alla nostra tabella. Come facciamo? Quindi nel nostro caso partiamo dalla riga 51 e andiamo fino in fondo. Stavolta vogliamo completare l'importazione aggiungendo anche queste di colonne. Quindi facciamo un bel copia. Ecco. Adesso abbiamo copiato l'area del foglio calc che non avevamo preso in considerazione prima, quindi vogliamo aggiungere alla nostra tabella esistente queste righe. Posizioniamoci nella nostra banca dati, sempre nella sezione tabelle, quindi vedete che qui è uguale, facciamo di nuovo tasto destro qui in qualsiasi punto e sempre incolla speciale. Qui RTF sempre uguale, qui vedete che è uguale alla procedura precedente e ci ritroviamo di nuovo nell'importatore, nell'assistente di importazione. Ecco, allora appare il primo dialogo e quindi cosa fare? Per prima cosa, ecco questa forse è la differenza più grossa fra le due procedure, questa volta non diamo un nome nuovo, ma diamo il nome della tabella esistente, così Base si accorge che vogliamo accumulare dati in una tabella esistente. Quindi scriviamo esattamente lo stesso nome come lo vediamo qua sotto, YouTube Visu. Visu. Ok, poi impostare aggiungi dati questa volta, non definizione dati, ma aggiungi dati perché la tabella l'abbiamo già. È questa e vogliamo aggiungerci dati. Poi disattivare usa la prima riga come nome di colonna solo se le righe di dati copiati non hanno la prima riga con i nomi delle colonne. Io devo disattivarlo questo perché, quindi lo disattivo. Perché io ho selezionato una zona di foglio che non include più la prima riga, quindi sono subito dati. La prima riga è Croazia, non è country view, eccetera, eccetera. Quindi devo dirgli all'importatore,
alla procedura di importazione, che la prima riga è già da considerare subito come dato e non come nomi delle colonne, quindi tolgo questa opzione. Ok? Poi, essendo una tabella esistente, la chiave primaria è già gestita. Andiamo avanti. Quindi premere avanti ed ecco qua che cambia un po' la prossima finestrella rispetto alla prima importazione. Collegare le colonne che devono essere importate. Devono essere create coppie di colonne partenza e arrivo in modo che i dati finiscano al posto giusto. Quindi le colonne corrispondenti devono essere allo stesso livello e poi premere il pulsante CREA. Cosa intendo con tutto questo? Intendo che, ecco, intendo che sulla sinistra abbiamo la sorgente, vedete, quindi il foglio calc di partenza, e sulla destra abbiamo la destinazione, ovvero la nostra tabella visu. E noi dobbiamo dire che cosa sulla sinistra va a finire dove sulla destra. Allora, Croazia, chiaramente è il nome del paese, e quindi deve finire qua. Ora diciamo che Croazia e paese, ecco, con corrispondenti allo stesso livello, le colonne devono essere allo stesso livello, intendo proprio che se faccio clic su Croazia, deve diventare selezionata la colonna di arrivo corrispondente, vedete, allo stesso livello, Croazia e paese. La chiave automatica la lasciamo in ultimo perché viene gestita per conto suo, quindi la chiave non ci interessa. Poi la seconda colonna sappiamo dal foglio calc anche senza nome che è il numero di visualizzazioni, che è quello che ci interessa. Quindi la seconda colonna deve essere associata alla colonna della tabella views e la terza colonna è quella dei minuti visti, non ci interessa, quindi la scartiamo. Allora, opera finita. Abbiamo allineato le colonne di partenza con le colonne di arrivo in modo che finiscano i valori di partenza nella giusta colonna di arrivo. Vedete che se clicco o di qua o sulla destra o sulla sinistra si evidenziano esattamente le coppie di valori. Ecco, l'ultima, l'ID chiave non è associata con nulla perché non ci serve. E facciamo CREA quindi. Probabilmente è un po' fuorviante CREA, in realtà sarebbe più giusto scritto in questo pulsante tipo importa o aggiungi dati, però il significato è quello, facciamo CREA e vedete che grazie al fatto che la colonna della tabella, la colonna di chiave primaria di questa tabella è automatica, non ci sono stati errori di importazione e i dati sono stati aggiunti, quindi vediamo che le prime righe del foglio che finivano con Slovacchia, ovviamente ci sono ancora. Dov'è la Slovacchia? La vedete voi la Slovacchia? Io non la vedo, mi sfugge dove è finita la Slovacchia. Ah, dov'è? Non riesco a vederla. Vabbè, poco male, comunque sono 121 righe e il totale delle righe all'origine sono, vabbè, marcato 122 perché ovviamente c'è la prima riga che funge da colonna, quindi in realtà dati effettivi sono 121 righe, vedete che corrispondono 121 righe. Ecco, la Slovacchia mi sfuggì perché non riesco, eccola qua, la Slovacchia, prima abbiamo finito la prima importazione creando la tabella qui e poi dalla Croazia in avanti si sono aggiunte le ulteriori colonne con la chiave, l'ID chiave primaria creato automaticamente, 121 chiaramente. E voilà, vedete che è stata creata e sono stati accumulati dei dati nella nostra tabella di banca dati partendo da una fonte dati esterna, il che non è male, vedete che con pochi clic si guadagna tanto tempo. Magari in certe situazioni è veramente più comodo anche solo scrivere a mano in un foglio calc per poi importarlo in base piuttosto che lavorare in base qua, che magari è un po' più scomodo col campo automatico, scrivere qua, magari è veramente più comodo scrivere, più pratico, copiare, incollare, spostare righe, correggere in un foglio calc che ha più funzionalità di questo tipo di editazione delle righe e poi una volta pronta il pacchetto dei dati qua fuori lo si può facilmente importare.
Avete visto come si fa? Ecco. L'operazione contraria, per concludere questa puntata del nostro corso, è l'esportazione. Quindi come facciamo a esportare i nostri dati? Questa volta si parte ovviamente da base perché vogliamo portare fuori da base qualcosa. Allora prendiamo una tabella qualsiasi, quindi da base ci si posiziona nella sezione tabelle visto oppure query, perché ecco l'interessante è che possiamo esportare non solo tabelle, come dire, originali, fisiche, vere e native come queste, non solo la tabella, ma anche una vista si può esportare, così come una ricerca. Quindi noi possiamo lavorare nella banca dati, creare magari una query anche complessa, una vista anche complessa, che ci dia, come sappiamo sempre, una tabella risultato e poi esportarla in un foglio calc, per esempio. Ecco, allora noi facciamo l'esercizio. Facciamo l'esercizio, per esempio, esportando, beh, che ne so, ecco i proprietari, dai. Prendiamo la tabella proprietari, ma appunto con viste e query è lo stesso discorso, è la stessa cosa. Esattamente la stessa procedura. Quindi copiamo l'oggetto, semplicemente lo copiamo, non è nemmeno necessario aprirlo, quindi lo si copia. Tasto destro copia per mostrarvi proprio la funzione di copia, se no potete fare semplicemente Ctrl C che funziona. Comunque tasto destro copia, ecco, ho copiato la tabella o la query o la vista, poi aprire un nuovo foglio calc e con il tasto destro del mouse scegliere incolla speciale. Quindi questa volta facciamo il contrario, incolla speciale lo facciamo da qua. Aprire un nuovo foglio calc, cioè proprio una cartella calc, oppure creo un nuovo foglio in questo che è già aperto e da qualsiasi parte faccio un bel incolla speciale. Eccolo qua, incolla speciale. Scegliere, come abbiamo già visto, il formato RTF, questo e fare ok. E voilà, avete visto che i nostri proprietari. Dunque, proprietari che sono 15, vedete qua in basso, 15, abbiamo fatto un copia e incolla di questa tabella di 15 proprietari, ecco adesso poco opportunamente mi ero posizionato sulla seconda riga del foglio calc invece che posizionarci qui sull'incrocio colonna A1, ecco se volete, ecco, magari ho fatto anche bene tra virgolette a sbagliare. Invece di fare clic in qualsiasi punto, se no poi l'incolla avviene da questa cella in avanti, sarebbe più pratico di solito proprio iniziare dall'inizio del foglio, quindi A1, cella 1, incolla speciale. In questo caso, beh, poco distante, possiamo eliminare la riga e ci posizioniamo lì. Vedete che vengono riportati i nomi delle colonne. Come in tabella, apriamola ancora un attimo, quindi esattamente i nomi delle colonne come in tabella, esattamente uguale, proprio un copia e incolla. La chiave automatica, che è nella banca dati automatica, il cognome, il nome, tutti i dati, vedete che in un attimo, effettivamente con pochi clic, io mi sono esportato i dati di una tabella nel foglio Excel per farne altre cose che ho bisogno di farci. Ecco. Direi che per il momento è tutto. Vi ho spiegato l'importazione e l'esportazione, funzionalità molto comode e pratiche, possono sempre venire buone nella nostra realtà pratica. E con questo concludo, dandovi appuntamento alla prossima lezione numero 10. Un saluto, ciao ciao.